Sonia è il nome della nostra amica, benvenute amiche. Ciao. Ciao. Iniziamo, anche se questo viaggio sarà un po' doloroso, iniziamo col sorriso, che secondo me è la medicina. Già. 5, 4, 3, 2, 1. Come la vedete? Elena. Allora, io la vedo che come se fosse sul bordo di un precipizio, che ha paura di cadere di sotto e è sostenuta per i capelli da due mani. Monica. Ci sono delle affinità con quello che sta vedendo Elena, perché mi mostra una rosa di colore rosa, con uno stelo molto lungo, sottile, senza spine, comunicandomi proprio questo incredibile senso di fragilità, di incapacità a difendersi. Vi dà l'autorizzazione? Sì, mi dice che vorrebbe trasformarla in una rosa rossa con le spine, forte, con il gambo forte. Monica, vibrazione. Intorno ai tra i 3 e i 5 miliardi. Io l'ho vista un po' più bassa, 700 milioni. Consapevolezza. 140. Sì, 138. PS. 37, 6, 36. 32. Vite. Ne vengono 1880 circa. Sì, 1816. Cervello. Quasi 9. Sì, 8, 9, sì. Monica, in quante vite di queste 1880 Sonia è malata? Come se ci fosse stato un crescendo. Questa qui è quella in cui lei è malata e le persone che la circondano sono tutte quante malate e decedute. Ed è stato un crescendo, come se avesse intensificato questa esperienza, anche con vari gradi di malattia. Specialmente vedo nelle ultime vite che si sono succedute, tipo nelle ultime 10 vite, sì, circa. Elena. Sì, a me è venuto, diciamo, malattie degne di nota, diciamo, no? Quindi che hanno influito sulla sua vita, una trentina. Sì, come Monica, anch'io vedo proprio che è come, esatto, come se ci fosse stato un crescendo, no? Quindi le prime molto meno incisive e invece nelle ultime sempre più incisive. In quali vite, se ci sono, ha in questo momento una malattia al polmone? Ai polmoni. Elena. In una sola, direi un 8 vite fa. Sì, tipo una tisi. Esatto, brava, per dire, sarà proprio una fatica, no? La fatica a respirare cronica. C'è una connessione con questa attuale problematica al polmone?
È come se avesse fatto il giro di tutti gli organi nelle varie vite. E quindi è come se adesso dovesse, fosse di nuovo il turno dei polmoni, ecco. È come se avesse scelto in questa vita proprio, non so, i due principali organi di riferimento dei genitori, no? Vedo proprio i polmoni più legati al padre e l'utero, ovviamente, alla madre. Padre però maschile in generale, anche come partner. Ah, questo anche nelle altre vite. In questa vita in maniera più chiara, più definita. Chi è Monica, nella vita in cui ha la tisi, uomo o donna? A me sembra di vedere una ragazza. Come si chiama? Gelsomina, qualcosa di simile. Non È capisco se è italiana? Gelsomina o Jasmine. Forse è più Jasmine. Jasmine, ah, sì. Dove sta? Sì, zona Francia, forse. Anno più o meno? A me sembra 1700, agli inizi del 1700. Come finisce la vita di Jasmine? E che muore di questa malattia, non potendo essere curata correttamente. Perché fa questa esperienza? Cosa impara? No, vedo che in questa vita c'è di nuovo un po' il ritornello della solitudine, del non essere stata compresa, accudita nella maniera più giusta. E infatti diciamo che in questa vita attuale lei dovrebbe molto lavorare su questo, sul senso di solitudine e di isolamento, che è molto un suo vissuto personale, perché lei può davvero superarlo, risolverlo. Lì no, non l'aveva risolto. Elena? Sì, è proprio che nelle varie vite, con le varie malattie, diciamo, ha scelto delle malattie sempre più importanti proprio perché non aveva ancora trovato, non era ancora uscita dall'esperienza, dall'insegnamento. È proprio un mezzo per, quello che mi viene da dire è per trovare, dentro di sé la risorsa. Perché il suo senso di solitudine non è solo esteriore, si sente abbandonata dagli altri, ma è molto interiore. Cioè lei non è tanto in grado di connettersi con la sua anima e questo la fa sentire sola dentro. Sì, non ha ancora scoperto che lei è totale, che lei si basta, ecco, che lei è sufficiente per essere felice, abbondanza. Io le vedo come due gusci. È un guscio. È tipo l'ovetto, il Kinder Sorpresa, sai che dentro c'è l'ovetto, no? C'è l'ovetto dentro l'ovetto, E l'ovetto di fuori lo plastica. cioccolato. Sì, esatto, no? Come se questo ovetto di plastica fosse dentro di sé e lì dentro l'ovetto, la sorpresa, diciamo, è la sua anima e lei non riesce ad aprire quell'ovetto lì. E poi vedo un altro guscio che è fuori e me lo presenta proprio, è presente i gusci del telecomando? Che serve a proteggere, no? Il telecomando dagli urti, glielo vedo etericamente, chiaramente, intorno al corpo, quindi che funge da isolamento rispetto agli altri, quindi contatti con gli altri, ma allo stesso tempo crea un isolamento di scambio della propria energia. Quindi lei non riesce anche a ripulire se stessa energeticamente, buttando fuori le proprie tossine energetiche, perché c'è il guscio. Condividi questa visione, cioè vedi qualcosa simile, Elena? Sì, sono d'accordo con le due immagini, no, dell'ovetto dentro con la sorpresa. Lei non sa neanche che esiste la sorpresa dentro, ecco. È il Proprio. caso,
Vorrò capire com'è fatta. È caso di parlare di fiamma oggi? Allora, Che, ricordiamolo, per la centesima volta, non è il principe azzurro che arriva a cavallo, cavalcando senza sella, ma è un casino pazzesco, per cui io non metterei un casino pazzesco in una situazione infatti, nel del senso genere. che non, in questo momento lei forse la vedrebbe più come appoggio, no? Come pezzo che manca, in realtà non è quello, la fiamma è un'esperienza Aiuto, nuova. lei un po' lo vede come aiuto, vediamo un'anima affine, ma questo va bene sempre. Però attenzione, lo dico per chi vede poi il video, fiamma, 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 attenzione, ricordatevi che cos'è la fiamma, lo ripetiamo fino a che finalmente tutti l'hanno capito. Quindi non esiste una fiamma, né grezza né niente. Le anime affine sono tutte quelle che vogliamo. Ok. Sonia. Sonia è un po' disordinata. Causa esoterica, Monica. Lei si conosce poco. C'è come veramente una sorta di disordine dentro di sé. Conoscendosi poco, non è riuscita a creare un ordine interiore. È diventato così forte questo senso di disordine interiore che l'ha portato fuori. Tanto è vero che il suo disordine è iniziato a crescere nel momento in cui lei ha rotto una relazione e questa rottura poi gli ha portato, diciamo così, dei problemi, no? Dei fastidi proprio. Perché la rottura di questa relazione è come se le avesse fatto comprendere la sua profonda difficoltà che lei ha nel rapportarsi con gli altri e con il maschile moltissimo. Non riuscendo più a gestirla dentro, no, questo disordine, questo caos, l'ha portato fuori per vederlo. Vedendolo fuori, tu dici: ah, ci picchia, ecco che cosa ho dentro di me. Era l'unico modo per la PS. Questa PS chiusa dentro il guscio lì di plastica, l'ovetto. L'ovetto. Elena? Sì, è proprio sì, molto simile a quello che ha visto Monica, nel senso che io vedo proprio un'ansia che aumenta perché è come se lei non sapesse proprio come si fa, da dove si inizia, soprattutto nel momento in cui la sua energia, come adesso, è quasi tutta adibita a stare meglio fisicamente, a pensare alle soluzioni per stare meglio, se ne uscirà, ecco, quindi la manda proprio in panico. Non essere diciamo ordinata, non essere centrata, ok? Quindi è come se non ci fosse un filo logico nelle azioni, non riesce a trovarlo. La sua energia in questo momento è poca per fare Da quella parte lì. sempre, però. Però la causa Sì. esoterica, diciamo, del disordine che sembra avere un inizio dalla fine di una storia. Infatti, sì, nel senso che quando c'è una situazione che a lei la destabilizza, questa situazione le prende la maggior parte della sua energia, ok? E quindi quando cerca di metterla nel caos per riordinare, va in panico perché non trova il filo logico, come se fosse shakerata, ok? Come se fosse. Sì, shakerata, in eterico io la vedo come se venisse shakerata e quindi tutto è mischiato e va in panico. Chiamiamola la sua PS. Noi abbiamo la possibilità di toglierla dall'ovetto Kinder e di metterla davanti a noi. Sì, infatti etericamente è come se battesse i pugni contro questo involucro, no? Per farsi sentire Vuole e nascere? uscire, sì, decisamente.
proprio come se fosse un uovo in ragione, vuole uscire dall'uovo, no? È la sua nascita. Sì, io la vedo molto piccola e quasi molto debole, nel senso che è come se è tutta la vita che cerca, che batte su questo ovetto e non ha trovato ancora il modo di farsi sentire, quindi è quasi spompa di energia. E la pie? È quasi consumata. Allora, io ti dico questo. Pochi secondi prima che si attivasse la nostra chiamata, io avevo già visto due colori, che sono il rosso e il rosa. Lei si è presentata vestita di rosso. La pie rappresenta il rosso, che è un po' quello che lei vorrebbe adesso fare. Okay? Ridare vita, okay? Attraverso il rosso, riaccendere una serie di cose che si sono spente. Quindi è come se adesso la pie fosse più trainante rispetto a questa pie che è rosa e che io ho visto all'inizio come la rosa, così con questo stelo molto magro, che è un po' sfinita. La pie io la vedo più carica, più combattiva, anche perché sa di essere in un momento cruciale dell'esistenza. Ed è come se volesse un po' prendere la guida, le redini della situazione, come se volesse ridare la forza, la vitalità a Sonia. Elena? Sì, io vedevo esatto questa cosa mentre Monica parlava, proprio è la descrizione di quello che vedevo, nel senso che quell'involucro che lei vedeva prima, che avvolge il corpo di Sonia, è come se fosse rigido e poi all'esterno ha tutto un rivestimento di gomma, dove vedo proprio la pie che è lì pronta a difendere, no? A difendere tutto ciò che c'è dentro. La cosa che però è un po' discordante rispetto a questo, è che più la pie tiene fuori le cose che ritiene pericolose, e più la PS non riesce a interagire e si spegne. No, è un po' questa dicotomia, questa separazione. In questo momento la PS è 37, la PIE è 63. Proviamo artificialmente a chiedere a entrambe di diventare 50 e 50 e vediamo cosa succede. Sai qual è il problema oltre di questo squilibrio? Anche una non buona comunicazione fra le due. E Perché? quindi la PIE si prende carico di alcune cose che però sarebbero di competenza della PS, e quindi poi tra l'altro non le può fare la PIE. È anche questo il problema. Mettiamole al 50 e 50, solo pochi istanti. Sì, però mi viene una barretta di separazione, uguali, con uno spazietto in mezzo vuoto. Bisognerebbe fare in modo, no, di trasformare questa cosa qui e di farle fondere, no, collaborare, Lo oltre facciano. che equilibrare. Allora, però lei mi fa vedere questa valigia. Ovviamente sempre una valenza simbolica, che lei ha riempito a dismisura e che ha forzatamente tentato di chiudere. Ha messo praticamente dentro questa valigia alla rinfusa tanti indumenti, poi sai, con una vecchia valigia con le cinghie ancora, no? Ha cercato in qualche modo di chiuderla e poi nel tempo, non potendo più reggere tutto questo, è esplosa. No, buttando all'aria tutti i vestiti, infatti causando anche molto disordine nella sua casa, no? Io dico che lei ha anche un po' represso una serie di contenuti durante l'arco della vita, trovando giustificazioni per tutti quanti, per i comportamenti di tutti. È Spiegaci. come se lei, allora, lei ha avuto una vita difficile nelle varie relazioni e negli ambiti diversi della sua vita. Però è come se per non affrontare completamente
ciascun rapporto desse una giustificazione del perché quel rapporto si svolgeva così, no? Ma è una giustificazione che è di nuovo una sorta di barriera, di guscio, crea un altro guscio che non le permette di penetrare all'interno del significato profondo. Ogni cosa che ci accada ha un significato e noi dobbiamo comprendere che significato ha. E lei invece liquidava tutto con una giustificazione per non vedere realmente questo rapporto magari difficoltoso, cosa significasse, cosa rappresentasse. Elena. Sì, diciamo che è come se lei avesse passato la vita a dare delle giustificazioni esterne, no? E quindi anche pensando che lei, cioè, andava così perché lei non poteva fare come se non fosse, come se non si meritasse o non fosse adeguata ad altro. E quindi subiva, cioè, tutte queste cose rispetto alla vita, no? Rispetto anche a quello che faceva per gli altri, verso gli altri. Ok? Quindi senza mai, non lo so, io in eterico è come se la vedessi, sempre un po', arriva sempre un po' questa immagine dell'uovo, come se fosse un uovo dentro concavo, dentro vuoto, ok? E tutta la sua parte si sviluppa all'esterno, quindi come se sulla superficie del corpo ci fosse più massa che all'interno, ok? Quindi proprio un agirsi verso l'esterno come gli altri volevano, perché lei non poteva meritarsi di altro, perché non era all'altezza adeguata di altro, mi viene questa immagine così. Elena, cosa può fare come capacità medianiche a 9, Sonia, e a quali livelli può tranquillamente, senza sforzo, ambire? Allora, senza sforzo, in questo momento può riuscire a percepire le sue vibrazioni nettamente e chiaramente, quindi quasi come se vedesse il numero del valore delle sue vibrazioni. Questa è una cosa che con poco allenamento giornaliero, 10 minuti, un quarto d'ora, lei può imparare proprio a sentire, come se sentisse fisicamente delle, mi viene da dire, delle linee, ok? E su ogni linea vede un numero che è corrispondente alle sue vibrazioni, quindi imparare proprio a sentirle sempre più alte. Questa è una cosa che può fare col minimo sforzo, proprio un quarto d'ora al giorno di allenamento. In questo momento tutto il resto è molto faticoso. Perché è come se adesso fosse tenuta particolarmente giù, ok? E quindi dovrebbe fare uno sforzo molto grande per andare tanto su per riuscire a utilizzare le sue capacità medianiche, ok? Ma visto che anche a livello fisico deve utilizzare molta energia proprio per riparare il suo fisico e la sua fisiologia, ok? La fatica è 5 volte quella che potrebbe essere. Monica. Non so perché mi viene fuori la parola arte, se lei è interessata a qualche forma di arte. Sì, Sonia. Sì. Perché? Allora, aspetta, perché continua a ripetermi questa cosa di arte. Allora, aspetta. Vediamo di mettere insieme i pezzi. Potrebbe essere un qualcosa del tipo che io ho visto una vibrazione, sì, bassa, però tutto sommato non così bassa, come se lei già da lì mi avesse voluto far vedere questo aggancio, che la sua sensibilità verso l'arte è un po' l'ancora di salvezza. Ed è come se fosse una specie di punto, un nucleo
da cui possono nascere diverse cose, tra cui anche il potenziamento delle sue facoltà psichiche. Non so se è sufficiente dirla così. Allora, può essere come un nucleo per trovare un sollievo ed entrare in una sorta di stato mentale non ordinario, quindi che non è il suo consueto preoccupato della salute, ok? Uno stato ordinario nuovo, più pulito, ed è quindi quello spazio lì, portato appunto dalla sua connessione con l'arte, che le garantisce sia maggior benessere psicofisico, sia proprio lo sviluppo delle sue capacità medianiche. Monica, entità eteriche. E mi ha fatto vedere. Allora, mi sembra che sia un coyote. È il coyote che ha a che fare con le carogne, il gandà. No, è la iena. Beh, forse anche un po' il coyote. Coyote, perché me lo dà così con le carcasse intorno, no? Comunque un Sì, canide, anche un po' il ecco. coyote, sì. Ok, Quello un proprio con i canide cosa? Ok, morti è la iena. e comunque questo canide così, con queste carcasse intorno. È un cobra che però mi sembra più del secondo universo. È un piccolo falconiforme. Mentali. E mi vengono praticamente quello che abbiamo descritto come guscio interno ed esterno, perché mi dà ovetto Kinder e mi dà meliconi. Sei meliconi, Sì. quella produzione di gusci di telecomando, no? Che livelli? Allora, ma perché in realtà sono un po' lo stesso aspetto, no? Da dentro a fuori. Io li vedo tutti e due sul tre. Alto. Ma pare queste due con tutte le implicazioni che abbiamo detto fino ad ora, ecco. Poi io vedo anche molto che però l'ha usato questo guscio Meliconi per crearsi una specie di salvezza, che poi in realtà è una salvezza condanna, perché è come se fosse arrivata senza gli strumenti appropriati per approcciarsi con gli altri. E quindi si è creata proprio questo guscio, sapendo di non essere dotata, capito, di questi strumenti per poter fronteggiare gli altri nel bene e nel male. Quanto ci sono degli impianti? Allora, l'impianto mentale sembra tipo come sai una lastra, così nella calotta. E poi lo vedo proprio una grossa placca in tutta la zona del petto, che quindi coinvolge fronte e retro, come se fosse relativa sia al cuore che al suo retro dei polmoni, ma anche alla spalla destra. Cioè, come una pettorina, ma all'interno del corpo, quindi Così. verticale, di faccia verticale. Orizzontale? Orizzontale, ah, che lo taglia quindi a metà. Ok, Sì. allora non avevo capito, ok. Sì, è come un corrispettivo, cioè quindi lascia stare la zona dell'ombelico così, e un corrispettivo poi nella fascia subito sotto, che riguarda quindi, come si chiama? Gli organi appunto sia per urinare che gli organi genitali, insomma, nel loro complesso. Sembra un impianto della donna tagliata a metà dal prestigiatore, È vero. Questo è E legato piedi. ai piedi. Okay. Elena, così. Allora, ti
eteriche, io vedo proprio come se in fondo a quel burrone dove lei era in bilico ci fosse proprio del fuoco, della lava molto caldo. Quindi proprio secondo universo, no? Come se ci fosse un risucchio a cui lei deve resistere, risotto. È come se proprio l'interferenza fosse questa, no? Legata al secondo universo direttamente, senza una. È quella l'interferenza, no? Non c'è una figura, una figura, ma è questa, questo pozzo di lava che risucchia. E come entità mentali, vedo questa in più, anche questa entità mentale collettiva che è, aspetta, mi viene la parola, pensiero fatale. Oh, ok, quindi vedo questa entità mentale grossa e questa. Come se fosse una lama a cui Sonia è collegata, e su questa lama c'è sempre il pensiero: paura della morte, paura della morte, paura della morte. C'è collegata solo lei a questa entità mentale collettiva? No, no, io vedo tutte le persone che hanno la sua Paura della stessa. morte. Sì, che hanno soprattutto legata a quel tipo di malattia, non solo rispetto ai polmoni, ma anche altri organi, ok? Ma che sono proprio in quel loop lì, già in un certo punto, ecco. Ci sono quelli dell'epoca pandemicchia. Io Sì, non me la tantissimi. voglio prendere, oh, si Sì, muore, oh. è proprio quella cosa lì, ma poi quelli già malati, non c'è. Cioè, quelli già malati, io vedo quelli, soprattutto quelli intubati, che sono collegati lì. Va bene, chiamiamo l'archetipo, Elena, della morte. Vediamo chi arriva. La signora con la falce dovrebbe essere, no? È vero, è la carta 13, può Sì, essere. Come? allora, a me è arrivata La carta 13. la carta 13. A me è arrivato più che quell'immagine lì senza, diciamo, volto, tra virgolette, no? Solo con la falce, è arrivato un uomo, mi richiama molto Joe Black, però non è Brad Pitt, ok, la faccia è un po' diversa, ma molto simile, con in mano appunto la falce. Bene, chi ha creato questo archetipo? Perché è nera, perché ha la falce, non ha una pistola, un Allora, coltello. io vedo tre entità. Allora, vedo una via di mezzo tra un papa e un cardinale come figura, c'è quindi quell'idea lì. Poi c'è Moloch e Satana. Monica confermi. In altre culture, come è rappresentata la morte? Chiamiamo l'archetipo della morte nella cultura orientale. Allora, a me appare questa, come se fosse un portale energetico, ok? Quindi all'interno come se ci fosse un vortice di energia azzurra, che il bordo è fatto come se fosse una ghirlanda di fiori, tutti colorati, di petali, tutti colorati. E Quindi una porta divertente, bella. la fanno apposta, secondo me. È un altro tipo di richiamo. Monica? Questo colore azzurrognolo lo vedo anche molto nelle divinità induiste. Molte divinità induiste hanno una doppia versione, una versione in cui hanno un color carne e loro stessi con il color blu azzurrognolo. Vedi queste stesse entità? E Sì, assolutamente. però non capisco, alla fine, la morte, la morte, la morte, ma tutti dobbiamo morire. Quindi
siamo fottuti. No, semplicemente finisce il gioco. Sì, la Sì. differenza è che allora, se rimane una cosa naturale, loro non vibra basso, ma vibra molto alto e quindi non riescono a mangiare. Quindi devono trovare il modo per farlo vibrare basso. Quindi un risucchio, un richiamo che fa sì che la vibrazione arrivi al punto tale in cui loro possono interferire e mangiare. Sì, perché è un modo anche come andare a contaminare l'incarnazione successiva. Perché se la morte avvenisse in maniera naturale, l'anima è come se avesse uno step in più che si porta poi successivamente, no? Alla vita successiva. Se invece gli fan fare una morte innaturale, sofferta e piena di paura, allora effettivamente l'anima nella vita successiva ha un malus, anziché un bonus, c'è cioè un malus. Va bene, andiamo da Jasmine. Monica, fai per conto tuo, per la tua vita, un ad aeternum e mettilo dove vuoi tu, in uno dei tuoi cinque corpi, davanti a Jasmine. Quindi alla Sonia del passato. O di una contemporanea Sonia di altro tipo. Bisogna molto agire sul cuore di questa donna, sia la Jasmine del passato, sia su Sonia del presente. È come se avesse vissuto in maniera artificiosa la dimensione del cuore, molto parziale. È come se avesse vissuto il 4% delle possibilità del suo cuore. Niente. È perché è stata nella paura, che è esattamente l'opposto dell'amore. Ma chi, Jasmine o Sonia? Tutte e due. Sì, è come se anche utilizzare il cuore, quindi lasciarsi andare, ok, fosse pauroso. Rischioso. Insomma, lo fa questo ad eternum, Jasmine. Insieme, tutti insieme Esatto. noi l'aiutiamo, sì. Sì, col nostro contributo lo fa, sì. Ok. Voto al primo ad eternum di Jasmine, come a scuola. Da Allora. 1 a 10. Da 1 a 10 viene anche 10 lode perché siamo stati tutti noi. Ah, l'abbiamo fatto noi. Insieme a lei. Insieme a lei. Beh, però, chiaro Adesso che fa il secondo da sola. da sola. Poi smarrita, che non è che sa tanto bene da dove partire, che fare. Decidiamo una forma. Quasi anche paurosa di non farlo bene. Bene, sceglie una forma, un colore e una nota musicale. Mi sembra di essere Rolla. Allora, il colore è rosso. E la nota a me viene là. E la forma non riesco tanto bene a capire perché è un cuore, ma un po' deformato che sembra un po' più una nuvola. Però comunque mi fa vedere una macchina fotografica. Adesso che cosa c'entri? Se le piace fare le foto. Non lo Ma questo è Jasmine, so. E eh? O non vedete riesco insieme a a Sonia? scindere. Un Sono po' molto si simili. Sovrappongono. Va bene. Quasi come se Sonia volesse intervenire. Su Jasmine, ecco. Va bene, entri pure Sonia tranquillamente nella scena, tanto è lei, per cui in un modo o nell'altro. Diamo un voto a questa creazione. Sei e mezzo. Va bene. Nuovo ad eternum. Questa volta do io delle disposizioni. A forma di fiore, verde. Fa
Allora, io vedo proprio questo fiore verde che è molto aperto, quindi petali molto disposti a mandare l'energia, ok? E quando fa il fa, al posto della nota, c'è il suono fa, della nota fa, e diciamo fisicamente sono delle bolle di energia, ok? Che continuano a uscire e in pochissimo riempiono tutto e poi si uniformano. Monica. Sì, petali separati, tipo una margherita, molto delineati. Beh, questo non è male. No, infatti. Cos'è? Che voto ha? 8, sì. 2,5, sì. Va bene, 7 note, 7 chakra, ci mancano gli altri 5. Altri 5 ad eternum, per il do. Il re, il mi, il sol e il si. Colori, quello del do, o rosso o nero. Molto marrone. Sì, un rosso So, sì. sì, che va sul marroncino, ma può essere. Quello del re, arancione, sempre un fiore. Quello del mi, giallo, fiore. Quello del sol, azzurro. E quello del si, blu. Mi dà come se sentisse questo scorrere di energia dalla colonna vertebrale espandersi verso le sue costole, che ci ha spiegato che purtroppo non sono in buone condizioni. Ed è come se riuscisse a vibrare creando un po' più di ordine e di sollievo anche in queste parti dolenti. Elena? Sì, allora la cosa caratteristica è che tutti i fiori erano molto simili, nel senso con questi petali larghi, non tanti petali, pochi, larghi e che tendevano a essere più lunghi, no? Quindi il primo era un tulipano, poi boh, i nomi dei fiori non li so, però sempre più lunghi e sempre più grandi, fino ad arrivare al sì, che era questo fiore blu con i petali lunghissimi blu che andavano in cima. E ogni fiore espandeva proprio il colore, allora diciamo al confine, tra virgolette, con l'altro si uniformava un po' e quindi dava il colore di mezzo, no? E poi si espandeva su tutta la fascia del corpo relativa a quel chakra lì, ok? Quindi diventava proprio una cosa cromatica perfetta. A quanto vibra, Elena? Allora, durante, diciamo, l'energia, la fase più alta, più potente di tutti i fiori, arrivava anche a 820 miliardi. Esatto, e poi volevo anche chiederti a quale vibrazione è arrivata con la sua massima creazione. Come la vedi, Sonia? Tutto male, tutto brutto, No, allora, negatività, mi è andata male, è ovvio che sia così. Non ho la fiamma, ma tanto chi mi vuole. no, no, adesso vedo più che altro quella parte lì, direi che va molto meglio, quasi scomparsa, ok? Però vedo ancora la divisione, nel senso che c'è tutta la parte del corpo. Tutto il corpo molto armonioso, colorato, che vibra alto, espanso. Vedo proprio anche la rigenerazione fisica, ok, che si è attivata da sola, ok? Però poi c'è questa separazione proprio netta con la mente, e nella mente c'è ancora tutto quello spazio dove c'è il pensiero della morte, della paura di morire.
Va bene, ci accontentiamo. Monica, Jasmine, Sonia hanno imparato a fare di tante forme un ad eternum. Però, bello i fiori, però possono anche farne a forma di biro, di cuscino, di spolverino, di Adesso me ovetto l'ha fatto Kinder, stetoscopio. di stetoscopio. E Perché? a me è venuto il cuore, quindi lo stetoscopio per sentire il cuore. L'esterno collegato all'interno. Perché non farlo a forma di ovetto di plastica Kinder? Sì, e sai che cosa ti dico? Che questo ovetto di plastica Kinder è come se fosse anche, come si chiama, la capsula che è della medicina, l'involucro. Sì. Ah, sì. I due coperchi che si Sì. incastrano. Perché lei ha fatto tanto uso di farmaci e anche ha lavorato proprio in un ambiente in cui il farmaco faceva da padrone come guarigione per tutto. Ok? Il farmaco, quindi un elemento esterno che guarisce te. Ed è anche una sorta di limitazione, capito, delle possibilità umane. Bene, ad eternum sostituente l'ovetto Kinder. Oh sì. Ad eternum, che è fatto della stessa consistenza di cui è fatta l'anima. Quindi se lo fa, di fatto libera la sua anima. Vedo proprio questo ovetto Kinder di plastica, nonché capsula del farmaco, aprirsi finalmente. Quindi le due parti che costituiscono l'ovetto si staccano. Ma è una cosa un po' lenta. E ne esce una luce fortissima tra il bianco e il giallo. Lei mi dà anche un po' la. Non so, me la vuol dare come sembianza anche come forse una farfalla, una creatura un po' alata, così. Una farfalla di moltissimi colori. Adesso fa come ad eternum la stessa forma dell'ovetto a cioccolato. Ok. È come se questo ovetto al cioccolato, adesso non parliamo più quello della parte dura, giusto l'ovetto proprio al cioccolato, lei lo potesse assimilare alla pineale e se lo porta proprio, questo ad eternum ovale, ok, verso la testa proprio perché si rende conto di aver bisogno di dissolvere questo suo stato di paura che domina la sua mente. Elena, adesso lei crea dei vestitini come quelli della Barbie, no? Per la morte, a forma di ad eternum, fatti di ad eternum, la falce di ad eternum. Chi vuole parlare, parli, eh? Sì, la folgora la morte proprio partendo dal vestito e dalla falce, quindi queste scosse che vanno dall'esterno all'interno di continuo. Ma la morte è sua, lei ci fa quello che vuole. Non è necessario folgorarla. Alla fine è uno step necessario. La si può cambiare. È arrivata tutta nera, piena di cenci, eccetera. Può diventare Charlize Theron, J'adore Dior, no, tutta d'oro, tutta bella gnocca, dorata, con la sua falce, che non è più una falce, che è un bastone, che è un mazzo di fiori, che è una mazza da baseball, che è quello che le pare. È lei che cambia le cose. Le hanno portato via un pezzo di polmone. Vada a ricostruire la parte asportata fatta di ad eternum. Bello questo. Usa come il verde, che è proprio il colore del cuore, no?
In fin dei conti il polmone è parte del cuore. Sì, ed è come proprio se etericamente, piano piano, lei stesse ricostruendo questa parte mancante. Ed è molto vibrante, molto luminosa. Esiste una tecnica di ricostruzione dei piatti rotti in Giappone che porta a ricreare degli oggetti diversi, ancora più belli. Tutte le fughe sono visibili, quindi l'elemento di rottura è valorizzato da una collante che genera un nuovo piatto in cui la vergogna è visibile, in cui il brutto è ritrasformato in bello. Una colla d'oro. Adesso che lei ha imparato come si fa, lo faccia in tutti i suoi corpi. Iniziamo dal fisico, quella cassa toracica che non si chiude, quella parte di polmone che non c'è più, all'utero dove è successo il primo episodio, tutto quello che non c'è più, che non è bello, viene fugato, cioè viene riempito dall'essenza stessa della creazione, l'anima, per sempre, in tutte le sue vite, ora. Sento il cuore accelerato. Come palpitante, come se percepisse il senso della vita e dell'amore adesso. La bellezza di questa rigenerazione. Elena. Sì, allora vedo questa informazione, questa capacità di risanare completamente il corpo, ok? Che proprio viaggia a ritroso nelle altre vite, ritroso ovviamente tra virgolette, verso le altre vite, ok? Proprio questa luce che si diffonde tra le altre vite e si diffonde proprio nella vita, quindi ogni volta che. È come se ci fosse una strada su cui ci sono le sue vite, ok? E si vede illuminata la strada e quando incontra la vita c'è proprio una folgorazione di luce incredibile, di energia incredibile. Andiamo al cluster. Io lo vedo sotto forma di cimitero, dove ci sono tombe. Dei suoi cari, tombe di persone che hanno transitato nel suo ospedale, negli ospedali che lei ha frequentato. A me è apparsa una cosa molto simile, non è un cimitero con le tombe, ma è tutta una parete con delle mensole dove ci sono le foto dei vari morti. Le teniamo. Questo è il nostro destino, il destino di Sonia. Non ci possiamo fare niente. No, apriamo il portale definitivo. Sei Lo sicura? È apre. sicura Sonia? Lei può farlo. Sì. Ma non mi viene da dire chi si crede di essere. Dio. Oh, è lei che lo dice. Sì, è arrivato proprio. Va bene, se le va, prima di togliere le foto delle lapidi e le lapidi, le trasforma, le personalizza. Io lo vedo che trasforma in girandole quelle che si muovono con il vento. Sanno molto di vita. Sì, io ho visto che è come se avesse liberato, come se si fossero liberate le anime di queste persone, no? Come se fossero rimaste intrappolate in queste foto, invece adesso vengono, sono libere. Tipo. Ok, dopo ti spiego, Sonia. Eliminiamole tutte. Grazie.
E lei sa bene come fare e cosa fare qui nel suo cluster. Appone la sua firma. L'adeternum è assimilabile a una firma personale, a un patto stabilito con se stessi. Cose stanno così. Abbiamo ragione, abbiamo torto, a giudicare dalle rotture di scatole che ci regalano i signori, diciamo che abbiamo ragione. Abbiamo ragione. Come lo fa? Io personalmente ho visto che partiva, allora, con le mani, come se prendesse contatto con la sua testa. Dove hanno veramente sede queste sue paure, queste credenze, ed è da qui che parte questa trasformazione energetica, questo rinnovamento. In questo caso è come se fosse la morte di queste vecchie idee, di queste vecchie paure, e si trasforma in un ad aeternum che io vedo tra il bianco, rosso, giallo, la palla infuocata così. Elena? Sì, io vedo, allora, prima quando abbiamo trasformato l'ovetto Kinder in ad aeternum, ok, io avevo visto che si era dissolto ed era diventato praticamente l'unione di tutti i fiori, di tutti i colori e di tutte le note, ok, e sprizzava energia così. Adesso lei ha replicato questo, quindi ha fatto proprio ha duplicato quello che ha all'interno e l'ha messo nel cluster. Va bene, Avatar, sistemiamolo inevitabilmente e definitivamente ad Eternum anche qui. C'è qualcosa? Dovrebbe esserci qualcosa di più consistente del C'erano, solito. sì, c'erano, ci sono un po' più di pezzi, diciamo, dell'avatar ricreati. Vedo un più spicchi. Aspetti. Elena, ci sono ancora impianti? Entità mentali ed entità eteriche. Collegamento con l'entità mentale collettiva pensiero fatale. No. Allora, ovviamente deve stare molto attenta perché è come se rimanesse nei paraggi, tra virgolette, però ora non è più collegato a lei. La morte, così come è arrivata all'inizio con la falce, c'è ancora? No. Adesso c'è la sua idea di continuità, mi viene da dire, come un'energia di continuità. Monica, qualcosa da aggiungere a questo? Vibrazione, Monica. 175 miliardi. Consapevolezza, Elena. 153. PS, Monica. 48. Elena Vite. 1149. Entrambe cervello. 9,6, stavo per il 9,7. Elena, messaggio finale della PS di Sonia. Adesso spostati e fammi agire. È più alla P che alla Sonia, però è molto. Della serie, adesso hai rotto le palle, Pie, ok? Fammi agire, fammi uscire. Monica. Mi hai liberata, mi sono liberata. Viviamo
nella mia energia. Cinque ad eternum, corpo mentale. Emozionale. In quale emozione, di quale emozione prende il posto essenzialmente? La paura. Paura e solitudine, sì, senso di solitudine. Corpo eterico e subliminale. Uno e uno. E quello che al momento è più acciaccato, corpo fisico. Sì, nel fisico ne ha messi tre. Vedete la tecnica del kintsugi, non so come si pronunci questo, ricostruzione del piatto di ceramica con una pasta d'oro o di altro materiale prezioso. Lo Sì, vedete ricostruito? ed è bene che lei è come se lo ripeta più volte questa tecnica qua, cioè è proprio lei che applica questa colla dorata per creare questa giunta mancante. Quindi lei prima crea questo pezzo mancante, lo può modellare e poi lo applica, questo pezzo che ha appena creato, con questa colla d'oro. Può farlo più volte mentalmente, no? Questo passaggio, lasciandosi però, quello che mi dà proprio è il passaggio attraverso il bello, cioè prima di calarsi in un'atmosfera di bello, che può essere per lei l'osservazione dell'arte, l'immersione nell'arte, e poi di procedere a questa visualizzazione qua di risanamento, di guarigione. Sì, collegato all'arte mi viene quasi proprio come se dovesse farlo proprio anche nel concreto, quindi fare quest'arte di rimettere insieme i pezzi con una colla d'oro, anche nel fisico proprio, cioè nel concreto. Ultima domanda, Orgone. Allora, adesso guarda che Elena parlava, mi fa vedere come possa essere molto rinforzato da se stessa. Lei che può proprio disegnare una sorta di vaso, tutto il processo proprio che abbiamo descritto, lei lo può disegnare o lo può anche fare attraverso il decoupage. Mi dà più questa roba qua. Lei che mette mano, proprio come se creasse esteriormente, artisticamente, quello che poi fa all'interno del suo corpo. Esatto. Ritaglia, lei può tranquillamente ritagliare, la vedo con la forbice, i giornali, la carta, ritaglia e crea questo processo qui di riunione. Con l'oro, con una colla d'oro. Sì. L'oro lo vedo proprio. Una nota finale? Sol. Sol diesis mi veniva. Che è il quarto chakra, quindi sono i polmoni. Magari Siamo diesis è sempre lì, il al destro. cuore. Dies, può essere adesso 10. Un colore finale? Azzurro mi viene. La rosa rosa stentata, senza spine, con lo stelo lungo lungo e magro magro, ha lasciato il posto alla rosa rossa con le spine e il gambo forte. Sì, è come se fosse diventata un roseto, quindi non è neanche più solo una rosa, ce ne sono altre di rose e le vedo tutte belle, forti, spinose, quasi che sono più simili a un albero, ecco, la rosa è diventata rossa. Immagine finale, Elena. Allora, lei è salita dal burrone e l'ha chiuso proprio, non esiste più.
E poi con tutti i piedi, è come se si fosse fatta una corona dietro, attaccata alla schiena, con i petali, cioè quindi 7 petali, uno per ogni fiore di ogni chakra, ok? E questa corona di petali dietro fa sì che lei possa volare. E la vedo fluttuare. Va bene, abbiamo finito.